Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare il video sui miei regali di compleanno, che in realtà sono soltanto tre. Il mio compleanno è capitato nel momento della quarantena, quindi negozi chiusi e impossibilità di uscire di casa. E io pensavo che non avrei ricevuto nulla per questo compleanno. Diciamo che lo capivo, ero già preparata a questa cosa e l'avevo anche presa abbastanza bene, nel senso che comprendo l'emergenza che stiamo vivendo, quindi l'ultimo dei miei pensieri era il regalo di compleanno. Però il mio compagno ci aveva pensato prima, quindi lui aveva pensato per tempo ad acquistarmi il regalo di compleanno. Lo aveva fatto molto prima che scattasse l'emergenza, lo aveva poi nascosto nell'armadio e l'ha tirato fuori il giorno del mio compleanno. Quindi lui in realtà, quando l'emergenza è scattata, aveva già il mio regalo. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente piacere perché comunque trascorrere il compleanno chiusa in casa, senza poter vedere nessuno, era una cosa comunque, diciamo, non tanto piacevole, anche se poi ho passato una bellissima giornata con lui e lui ha saputo rendere il mio compleanno speciale anche stando dentro casa. Però comunque, insomma, ricevere anche un regalo è ovvio che mi ha fatto piacere. Poi ci sono due regali che sono in realtà degli autoregali e anche in questo caso io li avevo acquistati prima che scattasse l'emergenza. Quindi adesso io voglio farveli vedere perché sono comunque regali di compleanno. Quello del mio compagno, siccome è il pezzo più bello di tutti, e lo lasciamo alla fine. La prima cosa che vi faccio vedere è questo portatessere che mi piaceva tantissimo perché ha la scarpa con il tacco, con i fiorellini, il fiocchetto, insomma è una cosa molto femminile, molto carina e rimane in rilievo, quindi è una cosa ancora più particolare. Poi ha la semplice chiusura così e all'interno ha le bustine trasparenti proprio classiche per le tessere. E questo è un oggetto che mi serviva tantissimo perché il mio portatessere si è completamente distrutto. Questo mi sembrava molto femminile, molto particolare e lo avevo acquistato un po' di tempo fa e poi avevo deciso di farmelo come autoregalo di compleanno. Un altro autoregalo di compleanno è la crema Collistar per i capelli rosso paprika. Questa è una maschera per i capelli che è colorata e colorante, nel senso che nutre il capello e lo colora. Io mi trovo benissimo con questa maschera, la uso quando magari ho un po' di ricrescita e voglio andarla a coprire, a camuffare un po'. E devo dire che copre abbastanza, almeno per quello che è il rosso paprika, che è quello che uso io, devo dire che la ricrescita riesce a camuffarla molto bene, quindi con questa io riesco comunque a ritardare la tinta di parecchio tempo. Inoltre i capelli rimangono morbidissimi e nutriti, quindi è veramente un ottimo prodotto che io vi consiglio se vi serve una maschera per capelli che sia colorata e che lasci un po' di colore sui capelli. E poi il pezzo forte, quindi il regalo del mio compagno, è una borsa Vendula. Tanto vi faccio vedere il pacchetto perché è bellissimo, c'è questo sacchetto rosa con la scritta Vendula London. Questa è una borsa che a me piace tantissimo, l'avevo vista nella vetrina di un negozio tempo fa e il mio compagno ha pensato di comprarmela per il mio compleanno. Queste sono borse molto particolari, le borse Vendula hanno tutte questa caratteristica con la vetrina del negozio disegnata sopra o comunque con dei disegni particolari sopra, sono molto ben rifinite, se non sbaglio credo che siano fatte a mano, non mi vorrei sbagliare, ma sono veramente delle borse particolari. A me questa piaceva tantissimo perché ne volevo una sul verde e con la fascia nera, perché in questo modo sono, diciamo così, più portabili un po' in tutte le stagioni, forse magari non tanto in estate, ma sicuramente autunno, inverno e primavera io credo che la porterò senza nessun problema. Inoltre questa ha la targhetta così, quindi si muove, molto ben rifinita, ve la faccio vedere da vicino. Poi dietro ha la tasca con quest'altro disegno, quindi è veramente bellissima, tra l'altro è molto morbida, ha i manici e la sua tracolla. Poi anche all'interno è veramente molto ben rifinita, ve la faccio vedere, vedete che ha questo rivestimento fatto così, questa fodera con una taschina interna, quindi davvero è bellissima.
poi c'era anche questo biglietto che è molto molto carino, secondo me, con scritto Vendula London dietro e questa immagine qua sul davanti. Quindi veramente una borsa bellissima. Io non ne avevo neanche una di questa marca, ma mi sono sempre piaciute. E quest'anno finalmente ne potrò sfoggiare una appena si potrà di nuovo uscire di casa. Ho davvero apprezzato tantissimo questo regalo e questa borsa, secondo me, è veramente bellissima, molto particolare, sicuramente da utilizzare magari in occasioni che non siano proprio andare a fare la spesa, ma comunque in tutte le mie uscite, diverse dal supermercato, potrò sicuramente utilizzarla. Quindi, nonostante quest'anno i regali siano soltanto tre, in realtà uno, perché poi gli altri sono autoregali, tutti i regali che eventualmente riceverò da amici e parenti, credo che li riceverò molto più avanti, ma secondo me quest'anno non ci saranno tanti regali, proprio perché non si può andare in giro, non si possono comunque acquistare neanche in internet, perché poi le spedizioni di oggetti che non sono di prima necessità sono giustamente messi in secondo piano, quindi insomma è un po' più complicato, quindi secondo me quest'anno andrà così, però non importa. Io comunque sono contenta lo stesso, ho passato lo stesso un bel compleanno e volevo condividere con voi il mio regalo e i miei due autoregali. Io comunque spero di avervi tenuto un po' di compagnia facendovi vedere questi miei regali. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.